Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici e buona seconda domenica di Avvento. Chiediamo che il Signore venga a parlare, a bussare al nostro cuore e ci doni parole di vita eterna. Accogliamolo con le parole stesse della liturgia e oggi abbiamo come anno C il Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti 1-6. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Amen. Accogliamo anche la prima lettura dal libro del profeta Baruch 5:1-9. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. Perché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da Lui. Amen. Cari amici, in questa seconda domenica di Avvento, come consuetudine abbiamo accolto nel Vangelo la figura di Giovanni il Battista, colui che come profeta ha preparato la venuta del Messia. Ed è fondamentale accoglierlo proprio durante il tempo di Avvento, poiché anche noi, come Giovanni Battista, dobbiamo preparare la via al Signore. E oggi abbiamo il Vangelo e anche la lettura del profeta Baruch che sono in armonia, si completano a vicenda. Tanto che addirittura sembra che sia il profeta a darci la spiegazione del Vangelo. Perché quante volte noi, ascoltando il grido di Giovanni Battista nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ci sentiamo in dovere, quasi in obbligo, di compiere dei gesti. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Sembra quasi che noi dobbiamo
riempire i burroni, i monti, i colli, abbassarli, le vie tortuose raddrizzare. Sembra quasi che siamo noi che dobbiamo fare qualcosa. Vedremo tra poco che invece è Dio che fa qualcosa per te, carissimo fratello e sorella. Non siamo noi. Noi dobbiamo soltanto preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri. È chiaro che solitamente da parte di noi preti, sacerdoti o pastori vengono sempre quei richiami famosi. Raddrizzate la via, convertitevi, cambiate vita, fate più spazio al Signore. Ecco, siamo bravi, lo dico perché lo sono come sacerdote, sono in questa veste, siamo bravi a parlare così, ma in realtà è molto più profondo il Vangelo. Perché Gesù nel Vangelo ci parla attraverso Giovanni Battista soltanto con la prima espressione, prepara la via al Signore. Prepara il tuo cuore per il Signore, perché il resto lo farà Lui. Non siamo noi che abbassiamo i monti e i colli e riempiamo le valli, non sono io. Sarebbe presunzione questa. Come posso io abbassare? È certo che dovrò fare e avere frutti di conversione, ma lasciamo che sia la parola di Dio a commentare il Vangelo e non noi con i nostri, a volte, mi viene da dire, un po' osservazioni superficiali. Baruch dice, deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Ecco come preparare la via al Signore. Deponi, caro amico, la veste del lutto. Hai dei motivi per essere triste, per essere scoraggiato. Tutti ce li abbiamo, tutta l'umanità ce li ha motivi. Ma Dio ci dice con Baruch, deponi la veste del lutto e dell'afflizione. Quindi prepara la via come? Deponi la veste del lutto. Non andare in giro triste, scoraggiato, con una faccia che non attira nessuno, che scoraggia gli altri. Quindi il primo invito a preparare la via del Signore, o per chi, a chi piace questo termine, alla conversione, è deponi la veste del lutto, sii gioioso, perché la gioia non è un qualcosa che noi abbiamo quando va tutto bene. La gioia per il cristiano è camminare con fiducia sapendo che Dio mi aiuta, è con me. Io sono nella fossa, ma Dio mi tirerà fuori. Deponi la veste del lutto. Questa è la conversione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio. Quindi è un invito a gioire. È un invito a rivestirci della gloria di Dio. Come lo facciamo? Invocando il suo nome, invocando lo Spirito Santo, invocando la sua parola, proclamando che Dio, il Dio nostro, è un Dio dell'impossibile. E poi dice, avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura. Quindi sorgi, Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso Oriente. E dice, da quel luogo dove tu devi sorgere, alzarti. Gesù ha detto, qualche giorno fa lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, quando si avvicineranno quei giorni in cui verrà il Figlio dell'uomo, risollevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E Baruch dice, sorci Gerusalemme, sta in piedi e guarda, perché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni di colmare le valli, livellando il terreno,
perché tu, perché io, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Amen. Fratelli e sorelle, Giovanni Battista non viene oggi per sbacchettarci, non viene oggi per darci degli schiaffi, per dire convertiti, non ti sei ancora convertito, quanti anni hai? Quanti anni conosci Dio? Pratichi la fede? Giovanni Battista viene per dire: Luca, Anna, Antonio, Maria, ti chiama per nome, prepara la via al Signore, prepara il tuo cuore per Dio, perché Dio viene, deponi la veste di lutto, la tristezza, lo scoraggiamento, rivestiti delle armi spirituali, della gioia che viene dal Signore. Il libro di Neemia, capitolo 8, versetto 10, dice: non vi scoraggiate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Fratelli e sorelle, viviamo con la parola di Dio, nella parola di Dio, proclamandola. È la parola che ci spingerà anche oggi a vivere bene l'Avvento. Quindi a metterci in piedi, essere sereni, perché è Dio che spianerà le tue montagne, i tuoi problemi. È Dio che colmerà le valli, i tuoi vuoti, le tue lacune, le tue difficoltà, le tue fragilità. Non siamo noi che dobbiamo toglierci l'orgoglio, tante cose. Certo che non vanno bene, ma da soli non riusciamo. Invoca lo Spirito Santo, tutto l'Avvento, ma tutta la vita, rivestiti di gioia e deponi la tristezza. Ecco le armi del cristiano. Ed è Dio che verrà a portare serenità nella tua vita, nella tua famiglia, porterà equilibrio. Te lo dico perché è la parola che lo dice. Quindi il mio commento non è altro che proclamare ciò che Dio stesso ha detto attraverso i profeti. Amen. E allora oggi obbediamo a questa parola dicendo: vieni Signore Gesù, Maranatà. O Signore Gesù, io ti voglio accogliere nel mio cuore, nella mia vita. Voglio accoglierti perché tu possa regnare in me. Voglio aprire il mio cuore. Voglio convertirmi a te, Signore. Aprire tutte le aree della mia vita, anche le più segrete, affinché tu possa manifestare la tua presenza. Manifesta che tu sei un Dio potente, un Dio che è salvatore. Voglio deporre gli scoraggiamenti, le mie chiusure, le mie riserve, deporre tutto ciò che mi impedisce di avere fiducia in te. E Signore, grazie, perché sei tu che spiani ogni mio problema e che riempi i miei vuoti. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, lasciamo che sia davvero Dio oggi ad intervenire nella nostra vita. Noi apriamoci a Lui. E allora vi lascio questo bellissimo slogan di oggi: preparate la via del Signore. Amen. Che significa: sta in pace, sta tranquillo, depone le vesti di lutto, rivestiti di gioia, perché Dio interverrà in te, con te e per te, per la tua vita e per la tua famiglia. Amen. Come vedete, abbiamo solo una candela accesa, perché l'accendiamo adesso insieme, e oggi sarà proprio la candela di Betlemme. E in questa candela, che si chiama appunto di Betlemme, noi sperimentiamo che dalla più piccola città, come dice il profeta, e tu Betlemme non sei davvero il più piccolo capoluogo, da te uscirà un Salvatore potente. Ciascuno di noi è come Betlemme. Siamo piccoli, fragili, al quale Giovanni Battista ci dice di preparare la via a Dio, e Dio viene con potenza in me, che sono una piccola città, piccolo paesino, ma il grande Salvatore nascerà nel mio cuore e anche nel tuo. Oggi vi offriamo il Salmo
responsoriale che potete ascoltarlo su Shout Koinonia ed è uscito anche su tutti gli store musicali, Adoriamo il Re, il nuovo canto di Natale che vi offriamo come Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Da domani lo potrete anche vedere come videoclip di tutta la nostra comunità e vi spiegherò anche una bellissima storia che c'è in quel video. Grazie che mi avete accolto, buona domenica e buon avvento. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore.